Ciao a tutti ragazzi da Falco, siamo qua al campo 10, andremo a fare insilato di mais. Come vedete ho acquistato questo Zorzi, ho aumentato la capacità, l'ho portata a 100. Come vedete ho acquistato la New Holland, quella del DLC, ottima trebbia, ottima trincia. Al termine del campo poi andremo a raccogliere le barbabietole con la nuova raccogli barbabietole, la roppa. Ottimo macchinario. Adesso andremo a trinciare un po' di mais e poi ci vediamo, lo farò un po' dietro le quinte e ci vediamo poi al termine del campo, farò un paio di giri e poi continuerò dietro le quinte. Poi lo porteremo al VGA. Ah, dimenticavo, siamo alla sedicesimo episodio della serie Unna 2015 Farming Simulator 2015. Ho inserito una mod che si chiama Speed Farming. Credo che questa mod serve per aiutare ad avere più rendimento sul raccolto. Ovviamente io posso passare dentro di qua che
andiamo a trinciare un po' dentro la cabina. Devo dire ottima, ottima cabina. Come potete notare dal rimorchio, il dirti che si sta sporcando, molto bello come rimorchio. Ok, stacco un attimo e andrò a trinciare dietro le quinte, ci vediamo al termine del campo. A dopo. Eccoci qua ritornati al campo, siamo quasi alla conclusione del campo, poi andremo a scaricare. Poi andremo a raccogliere barbabietole, così vi farò vedere la nuova mod che ho inserito nella farm. Nel frattempo io dietro le quinte ho caricato un carro da 100.000 litri, un carro da 150.000 litri. E questo carro è da 100 con la speranza che riesco a concludere, altrimenti mi tocca andare a prendere un altro carro. Ma vedo che siamo all'89%, mi sa che non riesco. Io ho dovuto mettere l'operaio perché giocando in multiplayer non ho nessuno che mi aiuta. Ovviamente andando a scaricare useremo la Follow Me. Oi!
non ce la facciamo. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Ok, va bene, io nel frattempo metto dietro questo camion qua, dietro quell'altro. Così li preparo. Io nel frattempo vado a prendere un trattore. Entriamo di qua. Con la speranza che ce ne ho. Vabbè, usiamo. Lo possiamo usare. Usiamo il class. Attacchiamo. Ah, come potete notare non sto usando la drive control. Diamo la precedenza. Ovviamente quel pezzettino lì lo andrò a finire dietro le quinte. Allora, andiamo dietro a mettere la follow me. Lo sto facendo. Mettiamo anche a questo. Rena. E noi andremo a scaricare. Allora, uno c'è, l'altro?
è comoda sta mod qua perché ci permette di... Ora è meglio guardare in avanti. Ok. La metto alla prima vasca. Qua freno perché... Così blocco questo. E blocco il secondo. Andiamo qua a scaricare. Così vediamo anche lo scarico. E uno è fatto. Questo sarà meglio che lo porto da un'altra parte, perché mi dà fastidio. Questo è il nuovo Deus 9340 e ovviamente il... questo qua è un'altra mod che l'ha presentata Alex Farmer. Lo ringrazio che ha lasciato il link che ho potuto scaricarlo. Lo lascio qua nel frattempo. Io vado a scaricare qua.
Così nel frattempo che scarichiamo, compattiamo. Questo qui è molto più veloce nello scarico. Attenzione ai muri. Vi ricordo sempre che io gioco in modalità difficile. E anche questo è ok, mettiamolo a follow me. E ritorniamo in farm. Dai, ci vediamo direttamente al campo a raccogliere le patate. A dopo. Eccoci qua ritornati al campo 12. Scusate, prima ho detto raccogliere le patate, ma in realtà sono barbabietole, scusatemi. Ok, adesso qui siamo pronti. Questa è la nuova macchinario. Devo dire che come macchinario mi piace molto. Anche perché si vede proprio si vede proprio, come si può dire, a raccogliere bene a raccogliere bene le barbabietole.
dai, arrivo fino in fondo al rimorchio e poi andrò a continuare dietro le quinte e poi ci vediamo dopo. Eccoci qua ritornati. Nel frattempo io al campo 12 ho messo l'operaio e volevo continuare qui nel campo 11 a concimare con questo nuovo rimorchio della ZDT presentata da Alex Farmer. Andremo a qua, dobbiamo collegare. Volevo mettere il GPS mod che vi faccio vedere qua. Eccoli. La GPS mod che serve per io metto automatic, metri qua, dobbiamo fare questo, impostiamo che lui deve girare a sinistra, qua guardate che ho perso anche qua, ci dobbiamo mettere dritti. Che qua c'è un problema. Ok, ecco qua, ottima anche la texture in questa mappa qua, mi piace molto come concima. Guardate anche il rimorchio, vedete? Io ovviamente posso anche metterla, vedete che qua freno, posso metterlo anche in automatico, tendo questo. E schiacciando il 3 ovviamente lui segue non è proprio perfetto questa GPS mod, però diciamo che nel contesto va anche bene. Qui vedete, non è che concima bene perché lascia indietro qualche pezzo, però lui segue giusto la traiettoria. Così appena finisce di concimare il concime, andremo a concimare con il liquid manure. Così potete notare la differenza.
Vedete alla mia destra, la roba sta lavorando, l'operaio sta lavorando. Così io nel frattempo posso fare altri lavori. Vi annuncio già che nella prossima puntata andremo a fare alcuni tipi di lavoro con un video di 30 minuti consecutivi senza star lì a lavorare dietro le quinte. Lo faremo man mano che deciderò quello che devo fare. Potremo fare da seminare a erpicare, concimare. Facciamo un po' di tutti i lavori, andremo a con vari rimorchi a caricare alcune culture che ci sono nella mia mappa, dalla birra allo zucchero alle uova. Vi farò vedere la fabbrica delle uova, che sarebbe poi le mod che aveva presentato tempo fa Iron Farmer. Io ovviamente ce le ho già direttamente nella mappa, non ho bisogno di posizionarle. L'unica cosa che ho posizionato è la segheria, perché nella mia mappa ho la possibilità di vendere i bancali degli assi della segheria, e allora ho messo questa segheria qua, che l'ho messa in un punto vicino anche a una piccola foresta. Qua stiamo quasi concludendo di concimare, poi andremo a concimare col liquido manure. Ovviamente qua togliamo questo affare qua. Vabbè, dai, nel frattempo io mi preparo e ci vediamo dopo. Eccoci qua ritornati. Poi volevo chiedervi a qualcuno di voi se mi può spiegare se c'è la possibilità di ridurre la velocità di litraggio come notate. Vedete che il litraggio del liquame scende velocemente. Non si potrebbe trovare il sistema di farlo andare un po' più piano? Se c'è qualcuno, mi metta un commento o mi lascia un link dove trovare una mod, o mi può spiegare come fare. L'unica cosa che sono riuscito a fare è aumentare la capacità dei litri. La botte aveva 28, io l'ho portata a 70.
ma vorrei trovare il sistema di farlo rallentare molto, molto meno. Ok, andremo a concludere questo campo qua, concimando questo campo, e poi andremo ai saluti e ci vediamo alla prossima, prossimo episodio. Così ditemi se è meglio il liquame o il concime. Se la texture del liquame è meglio della texture del concime. Io preferisco più il liquame che il concime. Perché vedo che è molto più realistico, anche l'altro è molto più realistico, però preferisco questo. Io ovviamente devo stare qua perché ok ragazzi, il video termina qua e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!